Michela, adesso do il benvenuto al professor Emiliano Brancaccio, docente di economia, nostro ospite della settimana. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, grazie. Allora professore, il pacchetto nomine, diceva la collega da Milano, piace ai mercati, a lei come sembra? Piace o meno? Secondo lei che segnale è Christine Lagarde, che segnale dà Christine Lagarde a capo della BCE? Insomma, il piccolo merito di Lagarde, che certamente è meglio del tedesco Weidmann e dei nomi degli altri cosiddetti falchi che erano circolati nei mesi scorsi, anche perché Lagarde è francese ed è sempre meglio in questa fase storica avere al vertice della BCE un funzionario proveniente dalla Francia piuttosto che dalla Germania, per un motivo semplice: la Francia è tuttora indebitata e quindi è presumibile che un presidente francese terrà maggiormente conto dei guai in cui versano i debitori francesi e non soltanto. Il grave demerito di Lagarde, secondo me, è che il suo contributo alla gestione della crisi greca fu disastroso. Lagarde si presentò nelle vesti rassicuranti della mediatrice tra interessi contrapposti, ma di fatto si defilò in ogni momento cruciale, lasciando che i greci capitolassero sotto il tallone dei creditori, tedeschi e non soltanto.